Nonostante il report giornaliero che l'ente comunale della città di Agropoli fornisce alla cittadinanza, numerosi cittadini si chiedono come stanno le persone che hanno contratto il virus. Sapere che ci sono 35 positivi e che il numero di guariti si registra quasi quotidianamente non rasserena gli animi. Abbiamo chiesto al sindaco Coppola di fare chiarezza anche su questo aspetto. Il dato percentuale su un totale di 35 positivi è di un paziente ospedalizzato ogni 10 positivi. Lo comunica il primo cittadino Adamo Coppola in una intervista realizzata alla nostra emittente. Sindaco, ritornando alle persone che purtroppo hanno contratto il coronavirus, com'è lo stato di salute attuale? Ecco, di queste 35 persone ci sono ospedalizzati, persone insomma con febbre o con lievi sintomi o addirittura asintomatiche, perché da diverse insomma voci che si susseguono anche in città c'è l'esigenza di capire anche il loro stato di salute. Non so se è possibile fare questo aggiornamento anche per rasserenare un po' gli animi. Sì, certamente, parliamo di tutto, visto che ci troviamo a discutere, quindi mi fa piacere, come sapete, cercare di chiarire anche dei dubbi e delle perplessità. Per quel che riguarda la questione della condizione di salute, è evidente che questo dato che vi do in questo momento è un dato aggiornato a ieri, ma è un dato nostro malgrado comunque in evoluzione. Noi abbiamo avuto, diciamo, per dare un dato percentuale, circa il 10%, cioè ogni 10 casi, uno di questi casi è risultato la necessità di dover procedere all'ospedalizzazione. Quindi stiamo parlando in questo momento di 3-4 casi sui 35 che hanno avuto necessità di andare in ospedale. I luoghi dove sono stati ricoverati, naturalmente l'ospedale di Agropoli, ma anche a Vallo e a Eboli. In questo momento sono questi tre ospedali che sono stati utilizzati per ricoverare i pazienti insomma Covid. Fortunatamente, che io sappia, al momento, per quanto siano quattro mi pare i ricoveri, nessuno di questi è un ricovero da sala di rianimazione, cioè nessuno di queste persone è intubato, fortunatamente. Ognuno di loro ha necessità di un supporto nella respirazione. Sapete che un problema di questo tipo di malattia è che attaccando l'apparato respiratorio, quindi facendo, per dire, venire meno il respiro, si crea anche un problema di ansia, perché ognuno di noi, quando comincia a respirare in maniera più difficoltosa, oltre all'oggettivo problema, uno va anche in ansia, si comincia a preoccupare, perché quando manca il respiro, insomma, è evidente che la situazione personale diventa più drammatica, quindi è necessario un aiuto per la respirazione, anche per tranquillizzare la persona, per non farlo stare veramente in uno stato di agitazione eccessivo. Quindi ecco i casi dei ricoveri, quindi certamente una necessità, certamente uno stato febbrile elevato, certamente un problema di respirazione e anche un problema psicologico adesso collegato, ma fortunatamente, almeno quello che sono i riscontri che ho fino ad oggi, nessuna persona è stata intubata e questo naturalmente ci rasserena. Il restante dei casi, abbiamo avuto segnalazioni anche dei medici curanti, insomma, di comunque febbre, di comunque spossatezza, comunque insomma le persone sono state comunque a letto e hanno dovuto seguire le cure che sono previste in questo caso. Gli asintomatici totali ci sono anche stati, però naturalmente più passa il tempo, più il virus sembra incrementare la propria forza, quindi se prima gli asintomatici erano tutti quanti asintomatici, oggi abbiamo un quadro in cui ci sono gli asintomatici, quindi le persone che hanno preso il virus ma che non ne hanno proprio sentito gli effetti. Abbiamo una situazione insomma di persone che sono rimaste a casa con la febbre, con dolori, insomma, quindi con un po' di difficoltà, e abbiamo anche una percentuale, come ho detto prima, di persone hanno necessità di ospedalizzazione. Questo è un po' il quadro della situazione, che naturalmente è in evoluzione, ma ci auguriamo che non porti mai a nessuno ad avere necessità della sala di rianimazione.